Uno mattina in famiglia. Dillo, dillo, dillo. Se ne parla in famiglia. Lo stavi dicendo? Carine le e ci associamo. È ecco. Veramente un bel servizio quello che abbiamo visto. Adesso tutt'altro servizio tutt'altro dobbiamo fare. Tutt'altro servizio, esatto. Perché puntuale come ogni anno, beh, arriva il momento, bene sì, di pagare le tasse. Infatti più di 30 milioni di italiani sono alle prese con la dichiarazione dei redditi e dal 2 maggio i moduli precompilati che ogni cittadino può trovare online possono in realtà anche essere modificati. Dal 2014 si possono trovare tutti i dati che ci riguardano online nel sito dell'Agenzia delle Entrate, cioè www.agenziaentrate.gov.it, entrate e cioè ce ne sono praticamente più di 1 miliardo di dati, ma anche se l'operazione è attiva da qualche anno, inevitabilmente sono molti gli italiani che continuano a non fidarsi e scelgono di pagare attraverso un professionista o un CAF. E allora vogliamo darvi qualche strumento in più per sfruttare al meglio questa comoda possibilità di poterlo fare a casa, al computer. E dunque, di domenica mattina, de prim'ora, diamo il buongiorno a Patrizia De Rubertis. Buongiorno. Giornalista, amica del Fatto Quotidiano. Ma perché sta diffidenza? Ma dai, chissà come mai, le tasse è un incubo ovviamente per tutti gli italiani, siamo cresciuti quelli che pagano le tasse, quindi nel senso con questa scadenza. Il problema è che negli ultimi anni, anche se è stato fatto questo 7.30 precompilato in cui dovrebbero esserci tutti i dati, l'ingranaggio non è che abbia tanto funzionato. Quest'anno siamo tutti più positivi, il problema fondamentale è che bisogna mettersi al computer, avere le password, scaricarle, saper leggere la dichiarazione dei redditi, fidarsi, alcuni dati non mancano, quindi bisogna poi comunque modificarli e quindi il problema fondamentale è che uno poi prende e comunque va al CAF. Però De Rubertis, anche perché se poi sbagli paghi. C'è una novità da quest'anno, in realtà per chi ha delle remore o comunque dei problemi o per chi non ha magari i mezzi, può farsi aiutare da un esperto del fisco, è così? Non è un esperto online. Sì, non è un esperto del fisco, nel senso che è una dichiarazione. Quando si scarica la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui si decidesse di cambiare un dato, questo dato deve essere modificato. Se si decide di modificarlo, c'è una procedura guidata, appunto, visto che è tutto online, e quindi ci sarà proprio una modalità in cui si dice al contribuente come i vari passaggi da seguire. La grande novità è questa. È un grande aiuto. È un grande aiuto soprattutto perché se si decide di modificare il 7.30, poi comunque l'Agenzia delle Entrate potrebbe alla fine dell'anno fare una verifica su tutto il 7.30. Invece la novità è che chi sceglie questa procedura guidata potrà subire dei controlli solo su quel cambiamento e quindi il resto della dichiarazione viene invece comunque lasciato perdere e quindi questo è comunque un altro aiuto. Bravi, il meccanismo strada facendo si va raffinando e perfezionando, però c'è un'altra novità che viene incontro a noi contribuenti e che aiuta a faticare meno. Nel modulo della dichiarazione redditi 2017 l'Agenzia delle Entrate ha integrato più spese rispetto all'anno scorso. Gianluca Timpone, buongiorno. Buongiorno. Quali? Allora, rispetto ai dati che già erano presenti all'interno della precompilata, da quest'anno la novità riguarda le spese per la frequenza all'asilo nido, ossia le cosiddette rette per l'asilo nido, le cosiddette spese per l'infanzia. Il contribuente non deve più sostanzialmente ricercare tutta la documentazione relativa alle fatture, ai bollettini pagati, in quanto all'interno della precompilata questo dato dovrebbe essere già stato inserito. Vorrei ricordare che l'importo massimo delle spese relativa alle frequenza per l'asilo nido, massimo detraibile, sono 632 euro. Il contribuente recupera poco più di 120 euro. Nel momento in cui apriamo la nostra dichiarazione precompilata e riscontriamo che il dato è corretto, noi giustamente, come diceva Patrizia precedentemente, non dobbiamo fare altro che confermare quel dato senza effettuare alcun tipo di modifica. Ulteriori spese che troviamo all'interno del precompilato sono ad esempio anche eventuali donazioni effettuate a favore di onlus oppure a favore di fondazioni. In questo caso però non vi è la certezza assoluta di trovare queste spese perché l'invio a favore da parte di queste onlus è facoltativo, ossia possono farlo o meno. Quindi qual è il consiglio? Verificare tutti i dati presenti all'interno della dichiarazione precompilata confrontandoli con i documenti di spesa. Abbiamo all'interno della precompilata 1000 euro di spese mediche, verificare che effettivamente quelle 1000 euro corrispondano anche a 1000 euro di ricevute di spese mediche.
Timpone, ricordiamo però anche quelle che erano già presenti nei moduli precompilati. Allora, già dall'anno scorso avevamo tutti i dati relativi ad esempio alla certificazione relativamente al pagamento degli interessi per l'acquisto dell'abitazione principale, avevamo tutti i dati relativi alle spese effettuate per le ristrutturazioni oppure per il risparmio energetico, avevamo le spese relative alle tasse universitarie e quant'altro. Importante verificare effettivamente che quelle spese corrispondono ai documenti giustificativi. De Rubertis, che è sta lettera che ci arriverà insieme al modello precompilato? È un caro amico contribuente, ti scrivo. Perché ci spiegano per la prima volta i nostri soldi dove vanno a finire. Cioè noi in questa lettera scopriremo le nostre tasse, a che cosa sono servite. Non è proprio quanto ho pagato io o quanto hai pagato tu, nel senso il calcolo è un po' più ampio, nel senso che in base alle imposte che noi abbiamo pagato, noi sappiamo, in base quindi alla spesa pubblica, che il 21% delle nostre tasse viene utilizzato per pagare le pensioni, il 19% viene utilizzato per pagare la sanità, un altro 15% viene pagato per la spesa pubblica. Però questo fa capire che se tutti noi comunque contribuissimo nel pagamento delle tasse, ovviamente il se non ci fossero gli evasori, probabilmente ci sarebbero tanti più soldi per evitare le buche nelle strade, per non vedere i sacchi della spazzatura, per godere di un sistema sanitario ancora migliorato. Il mondo sarebbe anche migliore. Parliamo però, ti impone anche dei possibili errori che si possono commettere sul modulo precompilato. Quindi una volta inviato, magari se io cittadino commetto un errore, lo scopro subito dopo, che succede? Ci sono delle vie di uscita. La prima cosa è che a partire dal 2 maggio è possibile modificare e trasmettere il modello 730 entro il 23 luglio. Qualora dovessimo accorgerci in questi giorni, magari che abbiamo già trasmesso il modello 730 e abbiamo commesso degli errori, abbiamo tempo di poter annullare quel modello 730 a partire dal 28 di maggio fino al 20 giugno. E l'annullamento può essere effettuato soltanto in un'unica soluzione. Qualora invece anche dopo aver annullato il 730 ci accorgiamo di aver errato, vai da professionista e rinuncia e abbandona il campo. È possibile integrarlo con il modello però unico. Chi va da un libero professionista o si affida al CAF e toppano anche lì, capita, perché poi i commercialisti sono persone come tutti i materiali, che fa? Chi paga? Paga il CAF o il professionista. Questa è la grande novità introdotta. E chi si deve far rilasciare però? Allora, quando si va dal CAF o dal libero professionista si deve firmare un modulo in cui si dà tutta la responsabilità a chi compila la dichiarazione dei redditi, cioè si appone un sigillo. Il modello Ponzio Pilato, me ne lavo le mani e Sì, perché anche questo è il meccanismo, nel senso il 730 è precompilato, quindi tu ti dovresti fidare dello Stato, in quel caso ti fidi di chi ti lo compila. Quindi che cosa succede? Che nel caso in cui poi ci fosse un accertamento, a risponderne davanti all'Agenzia delle Entrate non è il contribuente ma è il CAF che deve portare tutti i documenti, quindi i vari scontrini, le varie spese, le fatture, e ne deve comunque rispondere lui. Timpone, naturalmente ricordiamo che il modello 730 precompilato online riguarda i lavoratori dipendenti, mentre invece per quelli autonomi c'è il nuovo modello redditi, ovvero l'ex unico. Esatto. Ricordiamo tutte le scadenze che ci sono. Allora, per quanto riguarda il modello 730, dà possibilità di poterlo trasmettere dal 2 maggio fino al 23 luglio. Invece per quanto riguarda il modello unico persone fisiche, che riguarda i lavoratori dipendenti, ma anche tutti coloro i quali hanno la partita IVA, si può trasmettere dal 10 maggio fino al 31 ottobre. Una cosa importante è la differenza fino al 31 ottobre. La differenza qual è? Che attraverso il modello 730, se noi abbiamo delle spese da recuperare, ossia abbiamo un credito nei confronti dello Stato, questo ci viene riconosciuto nella busta paga o di luglio oppure di agosto o settembre. Invece per quanto riguarda il modello unico, in caso di credito, questo arriverà non in maniera rapida ma a distanza di qualche mese. Ma con calma. Siamo fiduciosi. Però rispetto al passato in cui i tempi erano biblici, dove si aspettava addirittura 3-4 anni, da un po' di anni a questa parte, nel giro di un anno si riesce a ricevere le somme. Ma poi vogliamo dire che bello attendiamo. Anticipare i futuri guadagni e non sai se arriverai portarli a casa. Il famoso acconto sui futuri guadagni. L'acconto sulle imposte. È un gesto di ottimismo. Cioè si paga prima su un reddito che probabilmente non saremo in grado di dichiarare o guadagnare. Però intanto è un'ipoteca sul futuro. Grazie Timpone De Rubertis. Grazie a voi. Buona domenica. Grazie.